scarta la carta, scarta la carta, mille accendini, facci sognare. Ciao amici, andiamo ad avere un prodotto che mi sono comprato, ma ho chiesto già un'azienda di quelle che collabora con me se me ne regala una versione simile. Comunque ho comprato un prodotto top, vi faccio vedere le scatole. Si tratta di due luci, le andiamo a vedere. Apro qua, apro qua, apro qua, e questo è l'unboxing. Contenuto della scatola semplicissimo anche il funzionamento. Abbiamo una pannelletteria solare, quindi l'attacchi contro la parete in questo modo, utilizzando gli stop o un biadesivo qua. Vediamo se il biadesivo ce lo danno compreso. No, questi sono gli stop. Biadesivo, ragazzi, questo io ce l'avevo a casa, vi faccio vedere, uso questo della 3M, quindi lo prendo, lo attacco in qualsiasi punto del giardino, un attimo, questo non lo stacchi neanche con le cannonate. Esistono di vari formati questi qua, con più o meno LED. Questo qua vi faccio vedere, Allora esistono, eccolo, 12 LED, 16 LED, 20, vedete, 12, 16, 20, e questo qua è quello da 28 LED, quindi il più potente. Quindi a vederli siamo tutti simili, questo sarà il più potente. Vediamo anche la prova in bagno di come funziona. E basta passare davanti e automaticamente si accende. Se per caso non volete che vi si accenda per qualche motivo, qui all'interno, non so se vedete, c'è un buchetto. All'interno di questo buchetto è inserito uno spillone che sarà compreso, eccolo qua, c'è un ferrettino, insomma uno spilloncino, tipo un aghetto, lo premete, c'è l'interruttore on off dentro, in maniera tale che se per caso, per qualche motivo, state a fare un video, sta luce vi danneggia perché dovete fare un video a lume di candela, cioè avete la possibilità di spengerlo, perché metti che una volta che è fissato può dar fastidio poi staccarlo. Qui sotto ci stanno, qui dentro c'è la batteria, tutto quanto sigillato. Vediamo, batteria 1200 mAh, batteria al litio, made in Cina. Faccio tutte le caratteristiche in questo modo. Qui c'è una pellicoletta che sicuramente va tolta, perché comunque filtrerebbe i raggi solari. Funziona meglio di tutti sotto la luce diretta del sole. Sotto la luce non diretta del sole, chiaramente la batteria faticherà di più a caricare. Invece magari di farci tutta la notte, ci fate magari un po' di meno. Ok ragazzi, vi metto il link in descrizione e vediamo la prova in bagno, Allora, vediamo la prova. È spento. Chiudo la porta e vediamo come riconosce che c'è buio, c'è movimento in quanto io ci sto davanti, e questa è la luce. Non è male la luce, ragazzi, guardate, veramente una bella luce per essere un dispositivo così economico, Eccolo qua il bagno illuminato, vedete, tutta luce proveniente solo da questi, il bagno è senza finestre, quindi a buio totale. Pensate, vedete una bella inquadratura semplicemente con un faretto di questi qua ricaricabili con la luce. Adesso riapro la porta, riconoscerà che c'è luce e quindi automaticamente si spenge, vedete? Si muove sia con la luce che col movimento. Eccolo qua. Quando copri, non so dove è il sensore, deve essere qua, eccolo qua. Quando vedete che c'è più buio, si accende. Va bene, con la porta aperta riconosce che c'è luce abbastanza, si spenge. Vediamo, questo è il ferrettino che ci è compreso e con questo ferrettino possiamo spengere o accendere
quando mi è stato recapitato era spento, quindi l'ho dovuto accendere.